Buongiorno a tutti, sono Paolo Soglia, giornalista. Chi mi conosce sa che mi occupo da tempo di alcune stragi ed alcuni fatti criminosi, dalla Uno Bianca a Ustica, strage di Bologna e quant'altro. Ora, oggi parleremo delle supposte connessioni che possono esserci tra la strage di Ustica, avvenuta il 27 giugno del 1980, e i responsabili della Uno Bianca, in particolare i fratelli Savi e i loro complici. Dovete sapere che in questi giorni escono molte notizie su Ustica dopo l'intervista fatta da Repubblica Amato, che ha rilanciato la pista francese chiedendo conto al presidente Macron di dire la verità o comunque, se no, di dare elementi per smentire il loro coinvolgimento. Da lì in poi, quasi ogni giorno su Repubblica vengono pubblicate testimonianze, elementi sulla strage che possono essere di interesse o corroborare in qualche modo questa tesi. Ultimo degli elementi è un articolo di ieri, il cui titolo è abbastanza fuorviante, come spesso capita nei titoli, cioè Roberto Savi sapeva cose di Ustica. In realtà di che cosa si parla? Si parla di una testimonianza che rese Pietro Gugliotta, uno dei complici della banda dei poliziotti killer, anche lui poliziotto ma gregario, testimonianza che rese al PM Giovannini nel 95, quindi dopo gli arresti. Che cosa disse sostanzialmente Pietro Gugliotta in quell'occasione, nel 95? Disse che quando fu sentito dai PM bolognesi riferì di confidenze ricevute da Roberto Savi durante un loro spostamento in macchina verso la Liguria e appena superato il confine con la Toscana, Gugliotta dice che Savi gli indicò una zona montuosa dove un Mirage francese, coinvolto nell'azione che causò l'abbattimento del 19 di Ustica, avrebbe sganciato un serbatoio supplementare. Secondo Gugliotta, Savi addirittura gli avrebbe detto di aver pilotato lui il Mirage partito da Tolone. Questa è abbastanza grossa, come potete intuire. Comunque, tant'è. Effettivamente, dice l'articolo, alcuni rottami del velivolo di questo supposto serbatoio supplementare vennero poi rinvenuti in quella zona, ma non furono collegati ad Ustica. Ma c'è di più, il PM Giovannini segnalò all'epoca questo verbale al suo collega, il giudice Priore, che indagava sul disastro di Ustica, e questi andarono a interrogare Roberto Savi in carcere, che fu sentito appunto da Giovannini e da Priore a Roma, il quale si limitò a dire il Savi che Gugliotta era completamente pazzo. Quindi questo sarebbe il collegamento tra la banda della Uno Bianca e la vicenda di Ustica, con in particolare Roberto Savi e forse i suoi fratelli coinvolti in un qualche modo, quantomeno in una consapevolezza di informazioni riservate. E la testimonianza di Gugliotta, che fra l'altro non era il più sveglio della banda, diciamolo, era un gregario, vale quello che vale, e anche l'affermazione che Savi gli avrebbe detto di aver guidato un Mirage, insomma, dice un po' tutto. Infatti questa antica, perché risale al 95, dichiarazione non è una novità e fu appunto bollata un po' per quello che sembrava essere, cioè una boutade con pochi riscontri. L'unico elemento a posteriori che potremmo in qualche modo rilevare interessante è che nel 95 non si parlava ancora di una matrice esplicitamente francese chiamata in causa per l'abbattimento del 19.
cui invece avrebbe fatto riferimento Savi nella conversazione con Gugliotta, alludendo al Mirage partito da Tolone. Come avete visto nel precedente video in cui vi ho fatto sentire le dichiarazioni, l'intervista al generale dei Carabinieri Bozzo, che il 27 giugno del 1980 era a Solenzara in Corsica, in realtà era dalla base Corsa di Solenzara che probabilmente sono partiti quei Mirage. Comunque, questo sarebbe l'unico elemento, diciamo, di attinenza. Ma ci sono ulteriori collegamenti tra la vicenda di Ustica e la banda della Uno Bianca? In effetti qualcosa c'è, ma anche qui siamo, come dire, in una grande aleatorietà. Che cosa succede? Succede che tra l'89 e il 90, nella inchiesta su Ustica, compare un nuovo personaggio, si chiama Guglielmo Sinigaglia, e questo personaggio contatta dei giornalisti del Messaggero, ma in particolare di Panorama, dicendo di avere informazioni riservatissime e di essere un testimone diretto dell'operazione che portò all'abbattimento del 19. Questo Guglielmo Sinigaglia si presenta come ex legionario francese, ma in realtà lui dice di essere un membro dei servizi segreti italiani, addirittura con un grado di tenente colonnello, e di essere già stato impiegato in altre missioni totalmente coperte. Sinigaglia fa ai giornalisti un quadro quasi come dire, analitico della situazione, descrive lo scenario internazionale, cioè una trappola per uccidere il presidente libico dell'epoca Gheddafi in volo verso Varsavia, ucciderlo attraverso un attacco aereo che doveva essere perpetrato da un MiG libico di una però fazione guidato da un dissidente della fazione militare che si opponeva a Gheddafi, e naturalmente però con dei piani B, C, insomma come in questi casi, operazioni internazionali, per cui se il MiG non fosse riuscito ad abbattere l'aereo ci avrebbero pensato appunto degli aerei di una forza alleata in cui gli americani davano copertura e i francesi erano operativi, però questi gruppi erano multinazionali, ci sarebbero stati anche italiani, tra cui appunto il Sinigaglia medesimo, e britannici, tutti di servizi coperti di una struttura segreta che faceva riferimento al famoso Stay Behind, cioè a quelle strutture messe in piedi nel dopoguerra nell'Europa occidentale, strutture coperte che avrebbero dovuto attivarsi, cellule che avrebbero dovuto attivarsi in caso di attacco dal blocco dell'est, coadiuvate ovviamente da membri coperti dei servizi segreti, tra cui si annoverava fra questi il Sinigaglia medesimo. Ebbene, questo sarebbe stato lo scenario. Poi l'operazione fallisce, viene abbattuto il 19 dell'Itavia, perché l'aereo di Gheddafi sarebbe stato avvertito e sarebbe tornato indietro. Sinigaglia in questo racconto dice delle cose anche abbastanza inverosimili. L'operazione si sarebbe dovuta chiamare Eagle Run to Run e doveva prevedere, oltre all'abbattimento dell'aereo di Gheddafi, anche una successiva esplosione di rivolta in Libia, in particolare a Tobruk, da parte di forze militari ostili al regime, equipaggiate però dagli occidentali. Contemporaneamente dovevano scattare delle operazioni militari in Libia, di queste chiamiamole teste di cuoio, di cui faceva parte, dice anche Sinigaglia, che dovevano innanzitutto riprendere possesso dei Mirage francesi donati alla Libia in anni precedenti dalla Francia e poi supportare i rivoltosi nel colpo di Stato. Ecco, questo scenario si intreccia con le dichiarazioni che fa Sinigaglia
molto dettagliate su queste operazioni, ma francamente alcune abbastanza incredibili, alcune smentite dai fatti, perché fa riferimento a navi, nomi di navi o di aerei o comunque di mezzi militari che nell'80 non erano nelle disponibilità delle varie forze armate. L'altra cosa che dice Sinigaglia, abbastanza incredibile, è che l'aereo non precipitò a vite, ma i piloti riuscirono ad ammarrare, vennero distolti i soccorsi, alcune navi italiane natanti sparviero particolarmente veloci mantennero l'aereo in linea di galleggiamento, e poi ci pensò un sommergibile britannico a minare la Carlinga, a farlo affondare, uccidendo i passeggeri ancora in vita. Ecco, uno scenario quindi, come capite, difficilmente credibile. C'è però un passaggio che viene fuori nel 95, quando il Sinigaglia, già sentito poi dalla magistratura, già indicato come inquinatore, no, dell'inchiesta dai magistrati dell'epoca, rilascia Sinigaglia, ne ha rilasciate tante, ma nel 95 rilascia un'intervista a un mensile online. Che cosa dice Sinigaglia? Ve lo leggo, perché qui c'è il passaggio che fa riferimento alla Uno Bianca. Gli viene chiesto quale conclusione ci può essere di questa vicenda. Non ci può essere conclusione. Io nell'80 ero solo un capitano che comunque aveva alle spalle un operativo come quello dell'insediamento di Khomeini in Iran. È possibile anche solo pensare che non ci sia un qualche generale che sappia molto più di me? Ustica è collegata a tante altre cose, dice il Sinigaglia. A Vagant Cosmic soprattutto. Vagant Cosmic sarebbe la struttura, diciamo, internazionale coperta che fa riferimento alla vecchia rete Stay Behind. E che avrebbe a che fare, secondo Sinigaglia, anche con fatti di stretta attualità. E prosegue. Gente che era abituata ai soldi e che tutto sommato ha svolto i lavori che gli erano stati commissionati, può anche essere portata a non accettare di avere le tasche vuote. Una parte di questi uomini, ad esempio, è stata reclutata per andare a combattere in Croazia. Gente come noi sul mercato ha un grande valore. Da qui possono nascere le deviazioni. E qui c'è il collegamento. Un esempio per tutti, dice Sinigaglia. La banda Savi, di cui si parla sempre, a sproposito. Ebbene, secondo me la banda Savi non è niente più e niente di meno che un filo del SISDE che rientra sotto le squadrette K, Scorpioni, Ossi. La banda Savi è una di queste squadrette che a un certo punto è sfuggita al controllo e si è messa a fare i fatti suoi. Questo spiegherebbe, ad esempio, perché utilizzassero armi in dotazione solo ai servizi segreti, come il famigerato fucile sottoposto a perizia balistica dopo la strage del Pilastro. È mia opinione che non esistano appartenenti alle forze dell'ordine di qualsiasi livello che impazziscano di colpo. Se andavano a rapinare perché sapevano di avere il culo coperto. E questo, ripeto, è solo un esempio. Questa è la dichiarazione di Sinigaglia che riguarda la Uno Bianca, in cui anche qui però c'è un'imprecisione. Il fucile a cui fa riferimento Sinigaglia è una R70, che certamente nella versione militare è in dotazione a delle forze speciali militari anche italiane, ma quello utilizzato da Roberto Savi era la versione civile che si poteva comprare, e come lui aveva fatto, peraltro avendo il porto d'armi, anzi ne aveva comprati due, ma aveva comprato le versioni civili della R70, non aveva a disposizione quello militare, quindi anche qui c'è una imprecisione abbastanza rilevante. Conclusione, questi due elementi possono bastare per dare un collegamento tra la vicenda della Uno Bianca e i fatti di Ustica? A mio avviso no, sono troppo generiche, a volte per sentito dire, la dichiarazione di Sinigaglia peraltro è solo un'opinione, non ha neanche delle fonti dirette. E inoltre questi personaggi dicono imprecisioni grossolane o addirittura delle cose di fantasia facilmente
verificabili. Ciò nonostante, questi sono personaggi ambigui. Il Sinigaglia, per esempio, pur essendo stato bollato dall'inchiesta e dai magistrati di Ustica come una sorta di inquinatore, di depistatore, però effettivamente è stato accertato che lui dei ruoli ne aveva comunque avuti. Nell'81 si trova a Mazara del Vallo, dove gli viene assegnata, a lui che non è un giornalista, la direzione di una radio, Radio Mazara International, dal proprietario della radio medesima, e questo, dice Sinigaglia, perché doveva attraverso la radio mandare messaggi in francese e in arabo per l'operazione Tobruk 2, che effettivamente si svolgerà, rivolta dei militari di Tobruk che verranno poi massacrati dai bombardieri di Gheddafi. E questa operazione comportava che attraverso pescherecci, che il padrone della radio, no? Che era anche in una ditta nautica di pescherecci, doveva garantire armi occidentali ai ribelli libici, e lì arrivavano a Sinigaglia molti soldi. E questo è un fatto accertato, che comunque i magistrati hanno accertato che questa parte dei ruoli avuti dal Sinigaglia è stata effettivamente vera, confermata. Quindi Sinigaglia non era uno che si era svegliato comunque la mattina inventando tutto. Mischiava evidentemente cose fatte a cose per sentito dire a cose probabilmente inventate. In conclusione, comunque ribadisco, questi elementi non ci possono portare evidentemente a fare ancora al momento alcun collegamento reale tra la figura dei savi come depositari, diciamo, in particolare di conoscenze rilevanti sui fatti di Ustica. A differenza del Sinigaglia e di tanti altri personaggi, però i savi sono ancora vivi, e quindi eventualmente, se i magistrati lo riterranno, potranno nuovamente chiedere conto di queste affermazioni. Quindi per oggi è tutto, un saluto a tutti e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!